Ciao ragazzi, eccoci finalmente come promesso per farvi vedere come montare il nuovo auricolare Sena modello SFR. Colgo l'occasione per ringraziare Dainese che ci ha fornito questo casco che ci permetterà di fare la dimostrazione. Per chi fosse interessato, il modello è AX8 Dual Evo, ma adesso basta parlare e vediamo come si fa. Per prima cosa dobbiamo scegliere la posizione ottimale per fissare il corpo principale del nostro interfono in modo che ne sia agevole l'utilizzo quando saremo in sella alla nostra moto. All'interno della confezione si trovano diversi adesivi che possono essere utilizzati. Scegliamo quello che più si adatta al design della calotta e, dopo aver pulito le superfici, collochiamo il kit viva voce, facendolo aderire bene e assicurandoci che sia ben posizionato. Ci troviamo ora con tre connettori differenziati per colore che andranno agganciati al microfono e ai due auricolari. Avendo un casco integrale, ho utilizzato il microfono specifico che si fissa con un velcro adesivo. Ogni casco è diverso dall'altro, quindi sta ad ognuno la scelta di far passare i cavi in modo che rimangano in posizione e non rischino di fuoriuscire. Per posizionare gli auricolari ho preferito collocarli all'interno della fodera laterale, in modo che non ci sia rischio di spostarli erroneamente mentre metto o tolgo il casco. Riposizioniamo e fissiamo l'imbottitura. E il gioco è fatto! Ciao amici! Ciao Ale! Ciao Ale, ciao Ricky! Ho montato anch'io Sena, così possiamo restare connessi. Che fate? Io sono in palestra. Sì, sono dal gommista io. Allora fate i bravi e ci sentiamo per il prossimo giro in moto, ok? Ok, mi raccomando, non correre. A più tardi. Ciao.